La valenza di questo accordo, che costituisce un modello alternativo, dimostra che si può iniziare a rispondere alla distorsione del mercato delle professioni sanitarie, che sta creando profonde difficoltà al sistema della sanità, tra tutti i medici a gettone inseriti nelle cooperative. Lo ha sostenuto l'assessore regionale Giovanni Calabrese, dando il benvenuto a 16 medici cubani che prestano servizio all'ospedale di Locri. Abbiamo visto l'ospedale, che è molto grande, e ci hanno detto che sono 300 camere, 300 letto, 300 letti, 300 posti letto. Senta, un po' di italiano l'avete imparato all'università? Sì, impariamo un po' di italiano all'università di Cosenza, però prima noi abbiamo studiato un po' in Cuba. Ma qui come che perfezioniamo un po' l'italiano. Ad accogliere i medici cubani l'amministrazione comunale di Locri, guidata da Giuseppe Fontana, con gli assessori Domenica Bumbaca e Marco Cavaleri. Presenti anche i consiglieri regionali Giacomo Crinò e Salvatore Cirillo, che hanno salutato i professionisti mostrando disponibilità e supporto, ribadendo la carenza dei medici dei nostri ospedali, esprimendo condivisione per l'azione che può solo potenziare e creare cooperazione. Oggi avete 16 medici cubani, ma avete 16 medici, dico io, indipendentemente dalla nazionalità, che svolgono di fatto, vengono da Cuba, svolgono una sorta di cooperazione internazionale, un'attenzione sociale nei confronti di questo territorio, non per sottrarre risorse a qualcuno, perché sappiamo benissimo che oggi i medici non si trovano. Abbiamo visto anche un report pubblicato ieri sul Corriere della Sera che mancano medici dappertutto oggi in Italia, quindi ben venga questa azione. Sono convinto, tra l'altro, tutti sappiamo della capacità e della competenza dei medici provenienti da questo paese straniero, sono convinto che daranno il giusto contributo, daranno maggiore tranquillità anche ai nostri sanitari, che spesso si trovano a fare turni massacranti per mancanza di colleghi. Sono certo, oggi si apre una pagina nuova, una pagina diversa, una pagina positiva.